Bene, allora, buonasera a tutti. Grazie di essere qui così numerosi. D'altra parte fuori piove, quindi insomma. Allora, questo è un match, vedremo poi quanto sia davvero un match di pugilato. La cosa non è del tutto chiara. I due contendenti, insomma, li conoscete da qui da tanto tempo. Guido Barbujani, come dire, genetista, l'uomo che è in grado sulla base del DNA di spiegarci com'è che i nostri antenati hanno conquistato il mondo continente per continente, e Pier Giorgio Di Freddi, matematico, logico, nonché, lo sapete tutti, grande appassionato di religione cristiana e di storia della Chiesa, è sostanzialmente la cosa a cui dedica più interesse e passione nella sua vita. Siamo qui per capire se c'è un dissenso fra gli scienziati. Notate che uno storico è stato chiamato a fare da arbitro, vedete le facce che hanno fatto, infatti si sono rassegnati a questa idea, per vedere se esiste fra gli scienziati un dissenso vero o se invece è solo questione delle parole che si usano sull'esistenza o meno delle razze. Ah, sì, naturalmente, cioè i Cocker Spaniel esistono, su questo non effettivamente, sì, i barboncini esistono, no, delle razze umane, certamente, bravo. Allora, qual è la questione? La questione è che qui ci troviamo di fronte a una cosa che è evidente nella percezione umana immediata e di cui non è così chiaro il fondamento scientifico. Io adesso parlerò 2 minuti per dirvi come l'ho capita io. In modo da dare a loro l'opportunità di dire subito no, guarda, appunto, non hai capito niente. Come l'ho capita siamo la d'accordo faccenda? Sul fatto che Barbero ha torto, poi dobbiamo decidere chi di noi due ha ragione. Ma questo... infatti, il dubbio che questo sia un vero match di pugilato nasce anche dal fatto che ho già constatato che entrambi mi hanno detto in realtà sei tu che hai torto, noi abbiamo ragione tutti e due, ma vedremo. Allora, in realtà è una cosa seria, anche se qui cerchiamo di metterla in modo divertente. La cosa seria consiste in questo, che io non so quando è la prima volta nella storia che un finlandese ha incontrato un congolese. Potrebbe essere successo nel 700 a San Pietroburgo, forse, alla corte dello zar. Sono però sicuro che tutti e due hanno avuto la sensazione di trovarsi di fronte a un essere umano incredibilmente diverso. Il finlandese quasi sicuramente si è anche chiesto se quell'altro era davvero un essere umano. Il congolese anche, probabilmente. Dopodiché, per un bel po' di tempo, questa percezione immediata è stata considerata una cosa che esiste e che come tale gli scienziati dovevano semplicemente, come dire, ordinare. Le razze umane ovviamente esistono, perché ogni nero sobbalzava in Africa quando si trovava davanti per la prima volta un bianco. E allora a questo punto si trattava solo di mettere ordine scientificamente. Poi sono successe 2 cose, e qui sarebbe interessante capire la priorità fra queste 2 cose. È successo che il concetto di razza applicato dai politici nel Novecento ha prodotto orrori tali che automaticamente si è diffusa una voglia di non parlarne proprio più. Contemporaneamente, o un po' dopo, gli scienziati hanno cominciato a dirsi che loro di questa cosa apparentemente così evidente non trovavano invece una conferma scientifica. In particolare, a livello genetico, dare una sistemazione, anzi no, riconoscere un'effettiva esistenza alle, tra virgolette, ormai razze umane, sembrerebbe proprio che non si possa fare. Che se uno mette insieme 2 europei alti e biondi e con gli occhi azzurri come il professor Barbujani e un coreano con gli occhi a mandorle e i capelli neri, è possibile che il coreano abbia più cose geneticamente in comune con uno degli europei di quanto loro non abbiano fra loro. Allora, a questo punto però il problema è: buttiamo a mare il concetto di razza dicendo le razze non esistono? Ogni tanto la percezione che dal di fuori si ha dei biologi, degli studiosi di queste cose è quella. Ogni tanto hai la sensazione che loro siano gente che quando Toro Seduto incontra il generale Custer e gli dice viso pallido,
professor Barbuiani arriva e gli dice: selvaggio ignorante, le razze non esistono. Invece non è, mi sembra di capire, dato che mi sono preparato leggendo quel che loro hanno pubblicato, non è assolutamente così. Dunque questa è, come l'ho percepita io, la posizione del problema, che ci permetterebbe forse anche di riflettere su che cos'è un fatto che esiste, un fenomeno che esiste nella percezione umana, nella cultura popolare o nella cultura tout court, eccetera, e che cos'è un fenomeno che è invece scientificamente mappabile e dimostrabile. Le due cose non necessariamente coincidono, forse. Ecco. Dopodiché, siccome devo dare la parola prima a uno o prima all'altro, essendo di Torino come di Freddi, do la parola a lui. Do la parola a lui perché lui è l'offensore, cioè lui ha pubblicato qualcosa che ha fatto sollevare qualche sopracciglio. E dico giusto, quindi abbiamo concordato che do la parola al professor Pier Giorgio Di Freddi. Temevo dovessimo fare testa e croce. Naturalmente non avrei scelto croce perché per motivi ovvi, ma dunque sì, è vero, io ho questa colpa di aver pubblicato vari libri, ciascuno dei quali è una colpa, ma in particolare quest'ultima colpa di aver pubblicato un libro che si chiama Dizionario della stupidità, che è una cosa semi seria, il che vuol dire che in parte è seria, no? E in parte è provocatoria, no? C'è un esergo agli inizi, tanto per far capire il tono del libro, che è una citazione del musicista Brahms, il quale era noto avere un certo carattere, no? Un po' focoso così, e che un giorno andò a una festa e quando poi uscì si rivolse ancora per un ultimo saluto dalla porta e disse: se ho dimenticato di insultare qualcuno chiedo scusa, no? E questo libro, no, dovrebbe, già anche questa citazione dovrebbe far capire, no, che in parte è volutamente provocatorio. Questo libro mi è già costato l'invito al Festival di Sarzana. Tu sei appena arrivato dal Festival di Sarzana, ti sarai accorto che non c'ero, no? Come mai? Perché l'altro anno, quando ho presentato questo libro in una conferenza, ho fatto anche degli esempi di stupidità, tratti in particolare dal bacino più, uno dei due bacini, no, più ovvi dove la stupidità impera. Uno è quello che hai già citato tu prima, no? Cioè la religione, e l'altro è la politica, no? E ovviamente ho fatto anche dei nomi e cognomi, no? Però per essere ecumenico, cioè rimanere nell'ambito della religione, ho citato i nomi dei tre grandi leader della politica, i quali ciascuno a modo suo, no, rivelano tracce evidenti, no, di stupidità, che erano Grillo, Berlusconi e Renzi. Ma non ti capita mica che a sedersi nella prima fila del festival c'era il sindaco di Sarzana, il quale, guarda caso, no, era un renziano? E ho percepito subito dopo la conferenza che c'era un po' di freddo, no, e così via. Quest'anno, quando è uscito il mio nuovo libro che domani presenteremo, la Rizzoli ha chiesto 2 mesi fa o 3 mesi fa al Festival di Sarzana, dice: c'è il nuovo libro? Dice: no, noi il programma l'abbiamo già terminato 3 mesi prima, cioè quando si sa che i festival, no, fino al giorno prima ancora sono lì, che, no, Danco infatti lo sa benissimo, no? Io ho trovato un po' strana la cosa, ma ho capito l'antifona. È stato invece invitato Renzi, per ovviamente, no, per rimediare al maltolto personalmente dal sindaco di Sarzana, ma mal gliene incolse, perché ovviamente Renzi andava a presentare un libro che era un falso libro, era un oggetto di carta, no? Che però parlava ovviamente di politica, no? E il presidente della regione, vedo che molti non so, qui non funziona o c'è anche qui il sindaco, non lo vedo, ma lo conosco perché l'ho visto ieri, ma non c'è, e poi non so se sia renziano, ma non sto parlando di Renzi, quest'oggi parliamo d'altro, no? Il presidente della regione Liguria, che come voi sapete non è un renziano, no? Perché si ispira al modello di Renzi e non all'imitazione, no? Ha deciso di togliere, no, la sponsorizzazione al festival. E allora Renzi si è offeso e ha detto che non andava a Sarzana, no? E questo, tutto questo pasticcio è nato da una voce di questo dizionario. La voce che invece provocherà il pasticcio quest'oggi, no, ma in realtà noi con Barbuiani siamo amicissimi, tra l'altro abbiamo già parlato anche prima di questo dizionario, no? Di questo problema delle razze. È appunto per questo che quello che è scritto sul dizionario non va tanto bene. Non va tanto bene. Perché però io adesso vi leggo, no, appunto, così almeno sappiamo di che cosa parliamo. Sono due le voci, credo,
incriminate. La prima si intitola Razze e razzismo e dice questo, sono brevi cose quindi si possono leggere velocemente. L'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, spero che non ci siano padri fondatori in sala, no? Recita, virgolette, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Questo articolo non era tra l'altro in predicato di riforma, nemmeno nella riforma renziana. Suppone dunque questo articolo, dico io qui, che così come esistono i sessi, le lingue, le religioni, le opinioni, le condizioni, esistano anche le razze, ma stabilisce che non si possa essere discriminati in base ad esse. I geni del politicamente corretto, qui gioco sulla parola doppio senso, no? Naturalmente della parola geni, no? I geni del politicamente corretto hanno invece deciso che il modo più semplice e spiccio per eliminare la discriminazione razziale sia cancellare la parola razza dal dizionario o dal vocabolario. Ma poiché i geni della biologia non si sono ancora adeguati, i figli di genitori bianchi continueranno imperterriti a nascere bianchi e analogamente per gli altri colori, a testimonianza della natura genetica delle varie razze umane, questo credo che sia il punto del contendere. Lo stesso però, e qui diventa più sottile la cosa, perché lo stesso succede per le razze canine o bovine, ma per fortuna nessuno ha ancora, tra parentesi, proposto di parlare di etnia chihuahua o chianina, no? E poiché le cose continuano a esistere anche se gli struzzi nascondono la testa sottoterra, i padri costituenti sono stati sensati a sottolineare che ci sono sia i sessi sia le razze, ma che questo non giustifica né il sessismo contro le donne né il razzismo contro le razze. Cioè l'argomento, diciamo così, in luce, no, è che esistono due tipi di correttezza, no? C'è una correttezza, se così vogliamo chiamarla, scientifica, cioè le cose stanno come stanno perché si parla di fatti, e c'è una correttezza politica invece che dice che le cose comunque stiano, bisogna dirle in un modo o nell'altro perché si parla di valori, no? Ora la differenza tra fatti e valori, no, è una differenza antitetica ovviamente, no? I fatti sono ciò di cui si interessa la scienza, detto così in maniera un po' grossolana, no? E i valori sono ciò di cui si interessa l'umanità. No? Quindi sono due parti diverse. Ora, sappiamo tutti il motivo, no? L'hai già citato anche tu, no? Per quale motivo la parola razza è una parola seccante, no? Fastidiosa. Perché ci sono stati dei geni, no, della politica, ovviamente, no, i quali hanno pensato che si poteva fare questo sillogismo, no, che in realtà è un paralogismo, cioè di dire se ci sono razze diverse di uomini, no? Allora qualcuna sarà migliore delle altre, no? E qualcuna sarà peggiore. Allora noi andiamo a vedere quali sono migliori e peggiori e poi quelle peggiori facciamo fuori, no? E le eliminiamo. Questa è l'ideologia, no? In parte del darwinismo cosiddetto sociale, no? Che è una brutta parola perché riferisce a Darwin, quello che poi in realtà appunto, no? Sono i politici che pensano. E in parte è l'ideologia del nazismo, che ovviamente è anche precedente al nazismo, come tu stesso hai ricordato, no? Non c'era bisogno di Hitler, no? per far arrivare a questo mondo i razzisti. Allora io sono d'accordissimo sul fatto che se uno vuole cancellare la parola razza, perché questo poi porta con sé queste armoniche, come direbbero i musicisti, no? Sul tono principale, cioè questi doppi significati, e allora è bene non parlarne. Però i genetisti e i biologi più in generale continuano ad usare la parola razza nel caso, per esempio, no, dei cani, degli animali d'allevamento, no, e così via, e di dire no, ma lì le razze ci sono, no, e soltanto negli uomini, no, che non ci sono. Allora i miei argomenti sono due o tre che adesso elenco, ma la cosa paradossale, no? Ed è questo che anche può far pensare, no? È che c'è una razza che tutti abbiamo in mente quando si parla in maniera magari inconsistente delle razze umane, no? Che è quella che poi ha generato nella prima metà del Novecento i problemi che la parola razza si porta dietro, no? Ed è l'etnia, o come volete chiamarla, no? Della razza ebrea. Ora la cosa interessante, no? E qui c'è anche una voce su ebrei, così ci togliamo tutte i denti, diciamo così, no? E così. Il problema era la voce che hai già letto, non quella. Era, cioè, quella lì, però anche questa è legata, no? Perché la cosa interessante, perché, e qui la voce di nuovo molto velocemente, no? Ebrei, fa riferimento anche ad altre cose, no? Perché poi tra l'altro si potrebbe discutere in maniera molto simile anche delle questioni di genere, perché la Costituzione cita i sessi, no? E sul sessi uno potrebbe dire ma no, è ovvio che i sessi ci sono, no?
maschio e femmina, non ci mancherebbe altro. E invece no, perché il politicamente corretto oggi ci comincia a dire che nemmeno i sessi esistono, no? E ci sono tutte le varie gradazioni, su quello si potrebbe parlare, io ho anche una voce gender, ma che non tocchiamo oggi perché altrimenti no, non ci sono altri festival che potrebbero invitarmi per poi non invitarmi mai più, no? E quindi no, non sprechiamo, no, tutte le voci così. Ma sugli ebrei è interessante questo fatto, no? Perché la voce dice questo: mentre i grandi matematici, i grandi scacchisti e i grandi compositori sono praticamente, mi scuso con la metà del popolo che è qui che segue, sono praticamente assenti fra le donne, e poi c'è un riferimento alle donne, in maniera imbarazzante per queste ultime, no? È abbastanza interessante il fatto che non ci siano grandi matematiche, non ci siano grandi scacchiste, con la E al fondo, no? Non ci siano grandi compositrici. Poi so benissimo qual è, se invece di Barbujari qui ci fosse una femminista, no? So benissimo quali sarebbero gli argomenti, ah, ma le donne sono state, eccetera. Però rimane il fatto che queste le cose così, in maniera imbarazzante quindi per le donne, abbondano invece grandi matematici, grandi scacchisti, grandi compositori fra gli ebrei, in maniera altrettanto imbarazzante questa volta per noi, no? Per tutti coloro che non lo sono gli ebrei, per il resto dell'umanità. Sono soprattutto gli aschenaziti di origine est europea, il cui nome tra l'altro significa appunto tedeschi in ebraico, a manifestare abilità intellettuali ben sopra l'ordinario. Sentite le cifre, ad esempio, mentre solo il 2% degli statunitensi discende da Ashkenaziti, 2%, il 25% dei premi Nobel statunitensi è stato vinto da Ashkenaziti. Ancora più straordinariamente, mentre nel mondo gli ebrei sono solo il 2 per mille della popolazione, tra i vincitori del premio Nobel gli Ashkenaziti sono il 20%. C'è una differenza di 1 su 100, no, tra la proporzione, c'è qualcosa che non funziona, no? Il premio Nobel è soltanto un esempio, perché i vincitori della medaglia Fields sono il 25% Ashkenaziti. I campioni del mondo di scacchi sono il 50%, no? Ora, questo, e questo è il punto che interessa qui in questa discussione, paradossalmente, benché a volte si neghino le razze per evitare l'antisemitismo, e la motivazione è più che giustificata, gli Ashkenaziti sono una delle migliori prove dell'esistenza delle razze. Perché? Sono passati 700 anni fa in un collo di bottiglia, che è uno dei tipici meccanismi attraverso i quali si formano le razze e poi le specie, perché questo poi è il nocciolo della questione, che li aveva ridotti, pensate voi, a 350 individui. Cioè i progenitori di questi 20% di premi Nobel, 25% di medaglie Fields, eccetera, 700 anni fa erano diventati 350, no, a rischio di estinzione. In seguito si sono accoppiati in maniera endogamica, che è un altro dei meccanismi attraverso i quali si formano, no, ovviamente le distinzioni di razze che poi producono le specie, e hanno sviluppato per deriva genica e adattamento, che sono ovviamente, no, gli altri modi in cui le razze nascono, molti geni specifici responsabili da una parte di malattie caratteristiche e dall'altra parte probabilmente anche, no, di questo alto grado di intelligenza, no, che gli Ashkenaziti hanno. Ora, cosa significa razza e cosa significa specie? Perché poi è anche questo, no, il problema, no, l'atto del contendere. Dunque, se uno legge il libro di Darwin, cioè L'origine delle specie, che ha quel titolo perché poi spiega esattamente questo, l'inizio, chi di voi l'ha letto, no, se lo ricorderà, non guardo da questa parte perché ovviamente, no, è chiaro, no, che i genetisti, i biologi lo conoscono, no? Però l'inizio di questo libro parla appunto della selezione artificiale, di come si sono create razze animali e vegetali attraverso la selezione artificiale dei caratteri. Poi Darwin ci spiega che cosa sono queste razze, che cosa sono queste specie. Il problema mio, no, che sono un matematico, dunque non un genetista, non un biologo, bensì un matematico di un tipo un po' particolare, cioè un logico, è che le definizioni di razze e di specie fanno acqua da tutte le parti, anche quella di specie. Stamattina abbiamo sentito per esempio la bellissima conferenza a tre, no, a cui ha partecipato anche Barbujani, Pirano, qui non so se ci sia anche il terzo partecipante, no? E ci hanno raccontato che c'erano tante specie di uomini, no? Una delle quali siamo noi, e la definizione che di solito si dà di specie è un gruppo di individui che sono in grado di anzitutto di procreare una prole, e poi questa prole deve essere fertile. Ora però le specie che sono state citate per esempio questa mattina, cioè l'Homo sapiens,
sapiens da una parte e l'uomo di Neanderthal dall'altra, sono specie, quindi si parla di specie che dovrebbero essere separate fra di loro, che però ad un certo punto non solo sono state in grado di accoppiarsi, ma anche di procreare prole fertile, perché noi portiamo i geni degli uni e degli altri dentro di noi. Allora la nozione di specie, che credo derivi sia la definizione di Mayer, no? che diede a un certo punto, no? È una definizione molto generica, che ovviamente non tiene conto di quali sono effettivamente tutte le specie esistenti. È una definizione che dal punto di vista matematico fa acqua, perché dovrebbe essere una relazione di equivalenza, cioè il concetto di specie in particolare dovrebbe essere transitivo. Se io ho la stessa specie tua e tu hai la stessa specie sua, io dovrei avere la stessa specie sua. E invece sono noti casi di specie in cui queste cose avvengono, ma poi ad un certo punto il primo e l'ultimo elemento di questa catena, no, in cui ciascuno è collegato dal fatto di essere la stessa specie, non lo sono più. Quindi questo già ci fa capire che anche un concetto così fondamentale per la genetica e per la biologia come quello di specie è un concetto che è molto mal definito, e non so poi se ci siano delle definizioni che sono accettate e accettabili da tutti. A maggior ragione la stessa cosa succede per il concetto di razza, che è semplicemente un concetto di sottospecie. Ora, per quale motivo uno deve parlare di razze? Darwin l'ha spiegato molto bene, no? Nel suo libro c'è un capitolo dedicato alla formazione, all'origine delle specie, e l'idea è che le specie che oggi esistono una volta erano razze di una specie diversa, no? Che poi si è speciata. Cioè le razze sono specie in divenire e le specie invece sono razze che hanno speciato a loro volta, no? E allora il concetto di razza è un concetto fondamentale per l'evoluzionismo. Senza le razze non ci sarebbero le specie, perché le razze sono un passo avanti verso la separazione, che poi ad un certo punto porterà a una separazione che impedisce proprio, no, di procreare, appunto, no, e di mandare avanti i propri discendenti, no? E lì finiscono le cose. Se non ci sono le razze, non ci sono le specie. Questo è uno dei cardini, diciamo così, del darwinismo. Ma l'altro cardine fondamentale del darwinismo è che non c'è nessuna differenza tra l'uomo e le altre specie animali o gli altri esseri animali, cioè noi siamo esattamente come tutti gli altri animali. E allora, per me, sentire queste cose, no? Cioè di dire sì, le razze ci sono per i cani, per esempio, ci sono per le mucche, no? E così via, ma non ci sono per gli uomini, cioè mi stona un pochettino, mi sa anche un po' di anti-darwinismo, no? Perché significa che noi non accettiamo il fatto che dentro gli uomini ci sia, dentro la specie degli uomini, ci siano in atto quei meccanismi che ovviamente dovranno prima o poi, no, portare, secondo la storia evolutiva, a una separazione anche, no, della specie umana in specie differenti, poi che se ne andranno ciascuno per i fatti loro. È ovvio che questi fatti avvengono in tempi, mi dispiace usare questa parola, ma forse dovrei dire geologici, stavo per dire biblici, ma non è l'argomento giusto, no? In tempi geologici. E quindi queste sono semplicemente le mie obiezioni, no, al discorso di Barbujana. Io non contesto ovviamente nessuna delle cose che sono state dette stamattina, ci mancherebbe altro, no? Quelli sono fatti, no? Però contesto il fatto che esistano dei concetti precisi di specie e di razza in modo che noi possiamo usarli. Tra l'altro poi Barbujana stamattina ci diceva che se noi guardiamo la genetica, no, succedono certe cose. Ma benissimo. Ma ci sono tante differenze, ci sono tante definizioni che sono state date di razza, no? E quella attraverso la genetica è una, tra l'altro mi piacerebbe che tu poi adesso la specificassi per bene e ci dicessi che cosa significa, che quando uno legge il genoma di due individui dice ah, lo guardo e questi due individui appartengono a due specie diverse, oppure appartengono a due razze diverse, se sono per esempio animali di razze diverse, eccetera. Guardando al genoma, cosa si guarda? La lunghezza del genoma? No, pardon, la differenza, no, la percentuale di differenza? Quello mi sembra che, se così è, sia una definizione un po' superficiale, perché ovviamente la differenza potrebbe essere in parti del genoma che hanno poco interesse. Bisognerebbe forse guardare la differenza in numero dei geni significativi, no, di queste specie o razze, no, e così via. Quindi le mie obiezioni, diciamo così, no, non sono ovviamente, no, ai fatti della biologia, ma sono all'aspetto logico, no? Quali sono le definizioni di specie e di razza, no? E una volta date queste definizioni, perché nell'uomo non ci dovrebbero essere delle razze, mentre invece si può dire che ci siano tra gli animali. Se invece uno vuol cambiare la parola e dire nemmeno tra gli animali, non usiamo più questa brutta parola, mi va benissimo, ne usiamo un'altra, però tutti voi vi siete messi a ridere quando abbiamo detto etnia chianina, no, o chihuahua, no? E dire etnia ebraica, per esempio, no, o etnia nera, o che ne sono, qualcosa così, cioè farebbe ridere probabilmente nello stesso
stesso modo, mi sa appunto un po' di politicamente corretto il non voler chiamare le cose col loro nome, no? Quindi queste sono le mie obiezioni e ora mi taccio perché sono curioso anch'io di sentire le... Do la parola a Guido Barbugliani, dopo però aver fatto una considerazione che chiunque di voi può aver fatto, poi siete tutti frequentatori di festival, quindi sapete come vanno le cose, però è importante, bisogna rifletterci su, secondo me. Noi tre quarti d'ora fa ci siamo detti, allora come andiamo? Facciamo così, un primo giro, ognuno parla 10 minuti. Se non che, fammi finire, adesso ce l'ho io il microfono, Pier Giorgio. Se non che in 10 minuti non si riesce a spiegare bene un concetto. Non ci si riesce, a malapena ci si riesce in mezz'ora. I nostri politici si esprimono soltanto mediante Twitter ormai. Solo una battuta però, se uno parla molto veloce, si sa che quando si va veloce il tempo scorre più lento, quindi io ho parlato 10 minuti perché ho parlato molto veloce. Maledetti scienziati. A sì. Te hai 10 minuti, no, hai tutto il tempo che vuoi, tanto sì. Da qua non ci cazzano fino alle 6. Ma forse ce ne la cavo in poco più di 10 minuti. No? Io e Pier Giorgio Di Freddi siamo amici, però proprio perché si è amici bisogna dirsi le cose con chiarezza, con franchezza. E io ho l'impressione che tu stia facendo una grandissima confusione, mescolando il piano delle parole, il piano dei dati scientifici e il piano dei dati sociali, che sono un'altra cosa. E la confusione comincia dalla parola stessa razza. Perché è una parola indefinita, essa stessa. Si può usarla per definire tutta l'umanità. Vi ricordate Albert Einstein, quando gli chiedono a che razza appartiene, risponde a razza umana. 7,5 miliardi di persone oggi. Poi ci sono quelli che dicono la razza bianca, la razza gialla, che sarebbero meno di 7 miliardi. Poi c'è la razza piave che ci ha salvati dall'austriaco, sono ancora di meno. E quando si dice che uno è l'ultimo della sua razza, vuol dire che stiamo parlando di una famiglia con questo termine. Quindi la parola razza in sé per sé va definita, se no ognuno ha in testa una definizione diversa e non è una sorpresa se alla fine non ci si mette d'accordo. Ha delle valenze positive e negative, no? Se uno vi dice che siete un centravanti di razza vuol dire che fate molti gol, però razza di idiota non vuol dire la stessa cosa. Proprio per questo, per delimitare il campo, noi discutiamo per fare chiarezza, vero Pier Giorgio, non per fare confusione, allora per delimitare il campo ad un ambito più facilmente trattabile con i criteri della razionalità che ci accomunano, i biologi non parlano di razza in generale, ma parlano di razza biologica, cioè di quella cosa che tu hai descritto secondo la lettura darwiniana. È verissimo che il concetto stesso di specie oggi è messo in discussione e ci sono alcuni casi bizzarri di cui se volete parleremo, ma non è tanto importante. È chiaro che se il concetto di specie, che storicamente era il meglio definito di tutti nella classificazione degli organismi, vacilla, ancora di più vacilleranno degli altri concetti meno definiti. Però ci sono delle definizioni operative che noi che siamo dei praticoni, non siamo dei logici matematici, siamo della gente che vuole trovare delle risposte, così, possono utilizzare e in molti casi questi concetti operativi funzionano. Operativamente, quando ci sono dei gruppi di individui della stessa specie, che sono ciascuno in un ambito geografico diverso, in uno spazio geografico diverso, e che hanno delle caratteristiche in comune riconoscibili, lì si parla di razza sottospecie. Gli scimpanzé hanno le razze sottospecie. Ci sono 4 gruppi di scimpanzé in Africa e un esperto, se gli date un pezzo di DNA di questi scimpanzé, vi dice con la massima sicurezza, con meno dell'1 per 1000 di errore, a quale dei 4 gruppi appartiene questo scimpanzé sconosciuto. Lì si può dire che le razze esistono. Sono fatti tutti così gli organismi viventi? Ma no. Provateci con i tonni. Se voi pescate un tonno a pinna gialla, non siete in grado, nemmeno se convocate il massimo esperto mondiale, di dire se questo tonno a pinna gialla proviene dal Pacifico, dall'Atlantico o dall'Oceano Indiano. E vale per tantissime specie molto mobili, vale per tantissime specie di uccelli, per esempio. E viceversa, gli scimpanzé, le tartarughe, certe piante, che invece sono attaccate a un certo territorio, tendono a differenziarsi nel modo che Pier Giorgio Di Freddi ha descritto brillantemente, sintetizzando l'origine delle specie di Darwin. Quindi ci sono 2 situazioni. E dal punto di vista biologico è legittimo, c'è un consenso, che si parla di sottospecie o razze, appunto quando c'è questa possibilità di attribuzione di un individuo a un certo gruppo con un margine d'errore piccolo o piccolissimo.
Per l'umanità, se qualcuno di voi ha seguito la chiacchierata di stamattina, non è assolutamente così, non è assolutamente così. E lo provano due classi di dati che vi riassumo in un minuto. Uno, e questo l'ha notato anche Darwin, i tentativi che si sono susseguiti dal 700 a oggi di arrivare al catalogo delle razze umane, e se stiamo parlando di un oggetto scientifico vuol dire che questo catalogo deve essere unico, riconosciuto da tutti quanti. I tentativi che si sono succeduti dal 700, lasciando da parte quelli degli squilibrati, perché ce ne sono stati alcuni anche molto interessanti dal punto di vista dadaista, creativo, ma che non avevano alcun fondamento, comprendono da 2 a 200 razze umane differenti. Anche Darwin, non nell'origine delle specie, ma nell'origine dell'uomo, dice: ragazzi, se non vi mettete d'accordo su quante razze umane ci sono, io vi consiglierei di smetterla di usare questo concetto, perché, dice lui, uno scienziato non ha diritto di dare un nome ad un oggetto che egli stesso non riesce a definire. Quindi Darwin stesso, che non conosceva il DNA ma era tanto intelligente, capisce che in questo business delle razze umane c'è qualcosa che non funziona. Dopodiché la genetica si è messa a fare il suo mestiere, a leggere dei genomi, a leggere questi 6,5 miliardi di molecoline, di lettere. La metafora che si usa è quella delle lettere, no? Il genoma con un grande testo, con 6,5 miliardi di caratteri, di cui noi conosciamo l'alfabeto, le 4 lettere A, C, T e G, che sono delle molecole diverse. Le proprietà del genoma, le proprietà dei nostri geni dipendono dalla successione, dalla sequenza di queste lettere. E dicevamo appunto che il genoma è una cosa che noi riusciamo a leggere, anche se non riusciamo pienamente a capire. Ne capiamo i pezzi, ne capiamo la grammatica, ma la sintassi ci sfugge. Ed è per questo che non siamo ancora in grado di prevedere il cancro, di prevedere il diabete, o addirittura, leggendo completamente il genoma mio o suo, di dire quanti centimetri siamo alti o quanto è il nostro giro vita. Quindi siamo ben lontani dall'aver capito tutto. Ma una cosa molto semplice che sappiamo fare è fare dei confronti. Si prende il genoma di Pier Giorgio Di Freddi e il mio, li si mette di fianco e poi si guarda quanto abbiamo in comune e quante differenze ci sono. E il risultato abbastanza stupefacente è che, indipendentemente da dove prendete i vostri soggetti, le differenze sono sempre dell'ordine dell'1 per mille, un po' di più se prendete delle persone da continenti diversi, un po' di meno se le prendete tra vicini di casa. Però, come ha riassunto molto bene Alessandro Barbero, la cui presenza qui io rivendico come indispensabile, perché sono le persone colte di un altro ambito che ti beccano in contraddizione se tu gli racconti sempre la stessa storia. Come diceva giustamente Alessandro Barbero all'inizio di questa chiacchierata, ci sono dei casi in cui due persone che a noi sembrano visivamente molto simili, si rivelano avere un DNA che è più diverso fra di loro di quello del DNA di un coreano. Non è un esempio fatto a caso, è un dato di fatto. Quindi dal punto di vista biologico è assolutamente improponibile nella ricerca attuale parlare di razze umane. Assolutamente improponibile. Lo si fa, ci sono degli scienziati che lo fanno. C'è una parte della ricerca clinica negli Stati Uniti d'America che continua a insistere con questo tema e a offrire la cosiddetta medicina razziale ai propri pazienti. Se volete ne parliamo dopo, non è questo credo l'oggetto del contendere in questa occasione. I cani, Pier Giorgio, i cani, questo te lo dovresti ricordare perché ne abbiamo parlato e mi ricordo che abbiamo scherzato su questa cosa che i pastori tedeschi sono tutti SS. È vero, e adesso ve la spiego. Charles Darwin, nel secondo capitolo, se non sbaglio, dell'origine delle specie, si mette a parlare degli animali addomesticati, perché capisce che sono un esempio di quello che la natura fa in tempi molto molto lunghi. Chi incrocia i cani, i piccioni, che a Darwin piacevano tanto, i cavalli, sta facendo nel suo piccolo un esperimento che riproduce una cosa che in natura succede. E il risultato è che attraverso questi incroci controllati, diretti da noi, abbiamo dei cani grandissimi come gli alani e dei cani piccolissimi come i chihuahua. Hanno delle differenze così forti che uno scienziato proveniente da Marte li attribuirebbe addirittura a due specie diverse. Ma se andiamo a guardare il loro DNA, ci sono le tracce di questa cosa. Adesso mi dispiace diventare un po' tecnico, ma è l'ultima cosa tecnica che vi dico e poi vi lascio scorrazzare liberi per le strade di Camogli, a meno che non ci si chieda di continuare questo dibattito. Nel DNA umano sono stati studiati 650.000 posizioni, 650.000 lettere, in cui c'è variabilità, in cui possiamo essere diversi. E sono state confrontate fra di loro 20 popolazioni. Quindi sono stati fatti 650.000 per 20 confronti e il matematico adesso ci dirà che cosa, non per 20, scusatemi, per 20 per 19 diviso 2, milioni di confronti. Non si è trovato un solo caso in cui una popolazione umana in una certa posizione del DNA abbia una certa cosa e un'altra popolazione umana
sia tutta quanto omogenea e abbia un'altra cosa. Non c'è un caso in centinaia di milioni di confronti. Siamo tutti molto, molto, molto mescolati. Nei cani ci sono dei lunghi pezzi di cromosoma che sono perfettamente identici in tutti i membri della stessa razza. E questo fa una differenza. La cosa di cui ridevamo qualche tempo fa è che c'è un gene particolare che determina una certa colorazione della pelliccia che si chiama S e che tecnicamente viene definito S grande o S piccolo. E tutti quanti i pastori tedeschi sono tutti quanti identici perché hanno il gene S grande e quindi tecnicamente sono tutti quanti SS. Sembra una vendetta della storia, ma è un dato di fatto. Ecco, questa omogeneità nella nostra specie non c'è e basta. Detto questo, ho ancora 3 minuti, Barbero. Tutti quelli che voglio. È molto rischioso dirmi frasi di questo genere, ma mi autolimito. Quando si è scritta la Costituzione, io non credo che la Pira, Terracini stessero pensando a questo dibattito. Sia perché molti dei dati mancavano all'epoca, sia perché le urgenze, Pier Giorgio, erano altre. La Pira, Terracini avevano ben presenti le leggi razziali. Le quali leggi razziali, anche se bisogna ammirare lo sforzo del regime fascista di dare un qualche fondamento scientifico alle proprie iniziative, oggi questo scrupolo non esiste più, oggi si può essere razzisti senza fare nessun tipo di ragionamento. Il regime fascista, quando ha approvato le leggi razziali, ha cominciato a discriminare un certo gruppo di persone. Non erano soltanto gli ebrei, che pure sono state le vittime principali. Avevano in testa anche il fatto che in Somalia, in Abissinia, in Libia, in Eritrea, c'erano circa 10 milioni di persone sottoposte al dominio italiano, a cui naturalmente non si volevano dare i diritti civili dei normali cittadini. E la cosa che fa il regime è allora di appiccicare un'etichetta a queste persone. Nel libro bellissimo di De Benedetti sulla razzia nel ghetto di Roma, di cui io non ricordo il titolo, ma è la data della razzia del ghetto di Roma, quindi cosa, 16 ottobre 43. De Benedetti dice: bisognò prima di tutto crearli questi ebrei, perché noi non avevamo l'idea di essere un gruppo, di essere gli ebrei. Forti di questa esperienza, alla luce di questa esperienza, secondo me i padri costituenti si sono detti: benissimo, da questo momento in poi nel nostro paese, né su base del sesso, né su base delle opinioni politiche, dello ceto sociale, né della razza, e per razza intendevano le leggi razziali, sarà più possibile discriminare le persone. Questa è la scelta che hanno fatto. Mi sembra molto difficile partire da questa decisione dei costituzionalisti per mettere in discussione le cose che dicono i biologi e i genetisti. Sono due discorsi diversi. Siamo passati al discorso sociale. Il razzismo non ha nessun bisogno di una teoria della razza. All'epoca del fascismo questa teoria c'era, oggi la teoria non c'è più. E d'altra parte, se ci pensate, dire a uno: tu questa cosa non la puoi fare perché sei negro, tu questa cosa non la puoi fare perché sei immigrato, tu questa cosa non la puoi fare perché sei povero, sono tre affermazioni, solo la prima delle quali è razzista, ma sono del tutto equivalenti. Quindi quando ci si mette a parlare di diritti, si entra in un campo diverso in cui si può essere discriminati su base razziale, ma questa cosa non c'entra col nostro DNA, con la nostra natura biologica. Concludo dicendo che alla fine si potrebbe dire: vabbè, i vostri studi di genetisti in realtà cambiano molto poco la situazione. È vero. L'unica cosa, secondo me, che conta dei nostri lavori di genetisti nel dibattito sul razzismo a questo punto è il fatto che si cerca, anche se qualcuno si oppone, di demolire un mito. E il mito è quello delle profonde differenze biologiche tra gruppi umani, perché se queste differenze sono radicate nel DNA, poi naturalmente non si possono eliminare. Mentre se si tratta di questioni di natura culturale, si fa sempre fatica, però l'adattamento è più semplice. Secondo me, ecco, rendersi conto che queste differenze profonde e inevitabili fra i diversi gruppi umani sono una costruzione sociale e non hanno niente a che vedere con la nostra natura biologica, beh, secondo me questo è abbastanza importante. Thank you.
Sì, ma prendo io possesso del microfono per qualche minuto, ho deciso di farlo. No, beh, a proposito di ebrei mi viene in mente la storia di quel vostro collega scienziato, tuo collega Mario Fiorentini, matematico del Novecento, che da ragazzo... Università di Ferrara. Ah, ecco, il quale era un ragazzo romano nel 1938, il quale ignorava praticamente, se non come un dettaglio curioso della storia di famiglia, il fatto che il papà fosse ebreo, e nel 1938 invece la famiglia Fiorentini dovette rendersi conto che il fatto che il papà era ebreo non era del tutto irrilevante. Mario Fiorentini, che poi di lì a pochi anni entrerà nei GAP romani e sarà uno dei protagonisti dell'attacco di Via Rasella, prima di diventare appunto professore di qualche geometria misteriosa, ecco, la tua università. Mario Fiorentini racconta: nel 38, quando sono uscite le leggi razziali, mi è venuto un attacco così di orgoglio. A me di essere ebreo non mi era mai fregato niente, però ho deciso che invece in quel momento mi facevo ebreo, e perciò sono andato dal rabbino capo di Roma a spiegargli questa situazione, che volevo farmi ebreo, e il rabbino capo di Roma mi ha ascoltato paternamente e poi mi ha detto: ma caro ragazzo, però lei è consapevole che c'è questa piccola difficoltà? E dice Mario: no, dice, lei non è ancora circonciso, vero? A quel punto Mario Fiorentini dice: vabbè, ho detto ci ripenso ancora un po', e non è più. A proposito dei vari usi del termine razza, appunto razza di idiota, mi viene in mente quando Vittorio Amedeo II, duca di Savoia, aveva un ministro di una famiglia nobilitata da poco, nobili di Mondovì, i quali però erano spesso stati accusati invece di, come dire, congiure contro il trono. Più di uno di loro era finito al patibolo, e quando Vittorio Amedeo II litigava con questo ministro gli diceva: si ricordi che lei viene da una razza di impiccati. Tra l'altro si chiamavano Cordero di Montezemolo, ma questo è un altro discorso. Detto tutto questo, io avrei tante domande da fare a Guido, ma par condicio chiede che adesso passiamo la parola a Odifreddi, a cui però vorrei fare una domanda. Poi non serve a niente, perché ognuno in questi casi dice quello che vuole lui, non importa cosa gli è stato chiesto da chi sta in mezzo. Però io ti volevo chiedere: se le razze sono delle specie inferiori, diciamo così, e nella tua prospettiva le razze umane esistono, anche se, vabbè, diciamo, semplifichiamo evidentemente, ecco, tu dici esistono di fatto, è un fatto che tutto quello che ha detto lui ti ha lasciato completamente indifferente, come sempre succede quando si parla, ecco. Quindi tu pensi che in futuro noi siamo destinati ad assistere, sempre che l'umanità sopravviva, al formarsi nei millenni, nei milioni di anni, non so quanto, di specie umane che a quel punto saranno separate, non si accoppieranno più fra loro, non si riprodurranno più meglio efficacemente fra loro? Dunque, anzitutto rispondo subito alla tua domanda, ma non senza notare che Barbugliani non ha risposto a nessuna delle mie domande, che adesso gli rifaccio comunque imperterrito, no? Perché no. Io, comunque, volevo appunto evitare che nel secondo giro ognuno ripetesse le sue tesi, come avviene sempre le domande. È ovvio, scusami, questo fa parte della teoria evoluzionistica, il fatto che, di pensare che in tempi lunghi le specie differiscono, anzitutto si separano fra loro in razze, no? E poi dopo queste razze prima o poi, per motivi diversi, che sono quelli che lui ci può spiegare bene, no? E che sono poi 4-5 semplicemente, no? I modi in cui le razze si separano, diventano delle specie diverse. Se non fosse così, noi continueremmo a sostenere che in realtà l'uomo è diverso dagli altri animali. Ci sono degli evoluzionisti. Stiamo sostenendo che l'uomo è come certi animali che non hanno le razze, esatto. E ci sono degli altri animali che hanno le razze. Ma tu dici, per esempio, che alcuni animali che hanno le razze sono gli animali che noi alleviamo in cattività, no? Darwin invece, no? Quindi io non dico quello che dico io, no? Ma dico quello che dice Darwin, ce l'ho qui la sua frase che mi sono andato a ricercare, no? Eccolo qua, no? Il fatto che varie razze, aspettate che l'avevo messa bene, ma poi queste pagine si muovono, no? Per i fatti loro, no? Dove dice, comunque la sostanza di quello che dice, se non riesco a trovarla, no? È che, ecco, eccolo qua.
qua, no? Gli uomini da parecchi punti di vista si possono paragonare appunto agli animali che sono stati addomesticati da lungo tempo. Cioè gli uomini sono esattamente l'analogo degli animali in cattività, che poi vengono allevati, no? E separati dagli allevatori, così come le specie invece vegetali, no? Che sono separate dagli agricoltori, no? Ci sono oggi gruppi, attualmente, non domani, no, ci potrebbero essere, ma gruppi che hanno semplicemente una procreazione endogamica, che rifiutano di sposarsi al di fuori del proprio cerchio di amicizie, di parentele, eccetera. Quello è un modo per mantenere una separazione anche quando vivi a contatto e senza separazione fisica o geografica da altri gruppi. Uno di questi gruppi, è quello che ho citato, sono gli ebrei ashkenaziti. Tu dici, per esempio, come rispondi alla domanda del fatto che c'è un gene che tu conosci benissimo, lo cromosoma Y di Aronne, no? Che determina per esempio l'appartenenza a uno di questi gruppi. Se la differenza deve essere biologica, ci sono casi in cui c'è una differenza biologica. Certo, quando tu trovi uno con... sei il primo che dice che sono una razza, di solito no, si parla di razza ebrea. Tra è una tua nuova proposta, questa è una nuova razza che stai proponendo in questo momento. Quelle cose che io ho scritto qua, che ovviamente non mi invento perché non essendo un biologo non me le sono, le ho prese da un articolo invece di Corbellini, che è un tuo collega, no? Che la pensa diversamente, no? È lui che porta questi fatti, che non credo che si sia inventato, tra l'altro, no? I meccanismi di formazione delle razze, quelli che ho citato, la deriva genica, l'accoppiamento endogamico, no? E così via, sono i tipici meccanismi in cui si formano le razze. Per quale motivo dovremmo nascondercelo? Cioè esistono tra l'altro anche differenze genetiche, no? C'è un cromosoma che distingue appunto, no? Gli appartenenti alla tribù levitica, così si dice, infatti si chiama il cromosoma di Aronne. Se questo è il modo di distinguere le razze, c'è un riscontro genetico da questo punto di vista. Ma quello che volevo che tu mi dicessi invece, perché questo mi interessa anche personalmente, perché altrimenti è chiaro che continueremo ciascuno, no, a dire le nostre cose, quindi dice non si può dire che esistono le razze, ma se tu parli di razze e dici ci sono tra gli animali e non tra altri gruppi biologici, qual è la definizione di razza che tu usi precisa e qual è la definizione di specie che tu usi? Perché altrimenti, tra l'altro, poi non sono le uniche due categorie che i biologi usano, perché sopra le specie a partire dai generi e sotto le razze, no, a partire dalle sottorazze e così via, c'è una lunghissima classificazione. I biologi parlano tranquillamente di una classificazione che contiene almeno 10 o 12 gruppi diversi, no, così. E se ne parla a branca così, no, a spanne, perché ovviamente sono tutte nozioni che in logica si chiamano nozioni fuzzy. Cioè non c'è una definizione precisa, no? Esattamente come quando tu prendi un girino e una rana, no? E lo fotografi, no? E c'hai un film che ti fa vedere l'evoluzione di questo girino, e agli inizi nel primo fotogramma quello è un girino e nell'ultimo fotogramma quello è una rana, ma se devi dire in quale momento, no, questo è smesso di essere girino ed è diventato rana, non lo puoi fare, perché sono concetti sfumati, no? Il fuzzy viene tradotto in genere in questo modo. La mia critica, no, che poi non è nemmeno una critica, no? È di dire che questi concetti sono sfumati, per l'appunto si usano in maniera, no, molto approssimativa in tutti i casi. Per quale motivo solo nel caso delle razze umane non bisogna abolirli, no? E non nel caso delle altre razze? Tu dici ci sono razze canine, ma dov'è la differenza esatta che ci dice quando due animali hanno questa percentuale di genoma in comune sono della stessa razza e quando invece no? Tu dici ci sono dei geni che distinguono effettivamente, no, una razza dall'altra, no? Ma qui la cosa non è più soltanto sulla percentuale, no? Che invece tu hai citato per gli uomini, no? Che dice abbiamo al massimo uno su mille di differenza, no? Ci sono dei geni specifici, ma forse che non ci sono dei geni specifici che determinano il colore della pelle? Tu dici non l'abbiamo mai trovati, non l'avrete mai trovati, ma quando due neri si accoppiano diventa il figlio è nero, quando due bianchi si accoppiano il figlio è bianco, non vorremmo dire che questo è un miracolo, no? Ci sarà qualche cosa di genetico che lo determina. E allora il fatto che noi non lo conosciamo non significa che poi un giorno non arriveremo a trovare il gene che dice, per esempio, il colore della pelle. Poi io non dico che quello sia la definizione di razza, si potrebbe dare. Una volta le razze venivano classificate in base ai colori, gialla, rossa, bianca e nera, credo che fossero, no? Quelle 4 o 5 lì, no? Secondo me è una cosa molto superficiale, ovviamente, no? Però mi piacerebbe sapere qual è la tua definizione di razza e qual è la tua definizione di specie.
sulle quali poi possiamo discutere. Te l'ho data, ma eri distratto, perché quando abbiamo detto prima che un esperto, sono concetti falsi, siamo d'accordo su questo, che un esperto di scimpanzé ti riesce a dire con la massima precisione da quale delle quattro aree dell'Africa proviene un individuo di origine sconosciuta. Bene, questa cosa con l'uomo non è possibile e l'abbiamo dimostrato stamattina per chi c'era, con quell'esempio appunto dei due. Questa non è una definizione di razza, io vorrei sapere cosa significa razza. Io la definizione di razza, ti posso ripetere le cose che hai detto tu prima, il discorso che hai fatto su Darwin è valido, sono dei concetti che si utilizzano, servono per capirsi. E poi bisogna stare un po' attenti quando li si utilizza. Il fatto che non siano rigorosamente definiti, che ormai anche il concetto di specie non sia rigorosamente definito, può portare a due cose. O si cerca di capirsi e quindi si utilizzano questi concetti sapendo che hanno dei limiti, o, come mi sembra stia facendo tu, si cerca di usare queste mancanze di chiarezza per fare una grande confusione. Noi vogliamo andare verso la chiarezza, d'accordo? E allora, in molte specie animali esistono dei gruppi geografici definiti che è corretto chiamare razze, sulle quali c'è il consenso degli esperti. Geografici? Sì, sì, gruppi geografici. Ad ogni gruppo geografico corrispondono delle caratteristiche genetiche. Nell'uomo non è così. È chiaro che ci sono delle cose che caratterizzano degli individui. Per esempio, se un bambino ha la sindrome, la malattia di Tay-Sachs, è molto probabile che sia di origine ashkenazita, perché lì il tasso di questa malattia è più alto. Ma il 99% degli ashkenaziti non ha la sindrome di Tay-Sachs. Quindi, se tu hai delle cose molto specifiche, in genere patologiche, allora si può dire questa malattia mi indica una certa origine. Ma stiamo parlando di caratteristiche rarissime, caratteristiche che accomunano tutti i membri di una certa area geografica, non ne sono mai state trovate. Anche quando tu dici, ma non puoi confrontare tutto quanto il genoma, vai a cercare le parti significative. Questo è il progetto fallito di quelli che a partire da Linneo hanno cominciato a considerare prima il colore della pelle, i tipi diversi, poi non bastava allora il tipo di capigliatura che avevano, poi gli angoli del cranio. È un progetto scientifico fallimentare, sono due secoli che si continua a procedere su questa strada senza di dare a niente. Nel 61 Livingstone dice, sapete che c'è ragazzi, smettiamola di cercare le razze umane, cerchiamo di capire le nostre differenze a livello individuale. Ed è da quel momento che abbiamo cominciato a capire qualcosa della storia che Telmo Pievani ha raccontato questa mattina. È dal momento in cui abbiamo smesso di prendere sul serio le etichette razziali che testano tanto a cuore, che abbiamo cominciato a capire veramente qualcosa della nostra evoluzione. Scusami, la frase di Livingstone era diversa, quella che stamattina tu hai postato, no? Diceva, non dobbiamo più parlare di razza ma di Kleins. Ma se certo, se vogliamo cambiare il nome, ma va benissimo. Ma Kleins vuol dire gradiente, vuol dire gradiente. Ma certo, e allora quello vorrà dire che la definizione sarà quella. Posso intervenire a questo punto rivendicando appunto il ruolo di quello che, non essendo uno scienziato, adesso vi dice cosa, quel poco che ha capito lui e cosa ancora mi risulta poco chiaro. Allora, a me sembra di aver capito che in realtà la definizione di razza Guido l'aveva data molto chiaramente fin dal suo primo intervento, perché in sostanza ma aveva non l'ha detto, data nemmeno nel secondo, perché lui parla per esempio di distinzione geografica. Sono d'accordo con te che mi fa problema e ne parliamo, però lui mi sembra che abbia detto c'è la razza quando il DNA ti permette di dire con chiarezza questo individuo appartiene a quel gruppo, quest'altro individuo appartiene a quell'altro gruppo. Quindi è una definizione di qualche cosa che può essere individuato sulla base e solo sulla base del DNA, sostanzialmente. Se il DNA non te lo permette, non la chiamiamo razza. È così più o meno, grosso modo. Ecco, sì. Dopodiché, però, effettivamente, anche a me lascia perplesso questo fatto del frequente riferimento che anche tu hai fatto alla geografia. Perché, come dire, diversamente dall'allodola delle Canarie, l'essere umano negli ultimi 500 anni non ha fatto altro che spostarsi. Perciò io mi è sembrato di capire che tu, che voi ogni tanto ritenete rilevante il fatto che esseri umani di diversi continenti hanno in comune o non hanno in comune, ma a me sembra che il continente in cui si abita dovrebbe essere privo di qualunque rilevanza dopo gli ultimi 500 anni di storia in cui i nostri antenati hanno trasportato africani in tutti gli altri continenti e così via. Mi sbaglio io? È per caso che abbiamo colto tutti e due questo fatto di questo riferimento frequente alla geografia? Sì. Allora, quando si parla di biodiversità umana, che poi è il termine moderno che si usa per il dibattito che noi stiamo conducendo intorno a un termine dell'Ottocento, si fa riferimento a popolazioni che si presume siano state colpite molto poco dalle migrazioni recenti. Se noi andiamo a prendere l'americano classico, cioè l'americano per le strade di New York,
e raccogliamo un campione di londinesi o di parigini, noi non siamo in grado di distinguerli, perché lì c'è un campionario completo di tutti i geni dell'umanità. Quindi quando si fanno questi ragionamenti, cosa si fa? Si vanno a prendere come esempio degli Stati Uniti dell'America gli indiani Navajo, o come stamattina, se qualcuno era alla nostra cosa su Homo sapiens, gli Yanomami, cioè delle piccole popolazioni che si presume abbiano avuto un basso tasso di immigrazione. Quindi tutti questi ragionamenti sulla differenza dell'uno per mille tra due genomi umani sono basati su queste popolazioni di interesse antropologico. Se andiamo a guardare l'umanità come è fatta adesso, c'è stato così tanto traffico che l'idea di riuscire ad attribuire un'origine geografica a un gruppo di individui sparisce completamente. Quindi siamo molto, molto diversi dagli scimpanzé. Non capisco il problema con la geografia che ha Pier Giorgio. No, ci sono ovviamente due tipi diversi, no, di speciazione. Uno è quello in cui due gruppi, no, si separano, no, e si vanno in posti differenti, no, e poi ovviamente c'è una separazione geografica, per esempio da una parte, dall'altra parte delle Ande, no, e così via, no? Ma ci sono altri modi di speciazione in cui le specie ovviamente convivono sullo stesso territorio, no? Quindi quello da un punto di vista di definizione di razza non può intervenire, nemmeno di specie tra l'altro, no? Non può intervenire, perché sono due modi diversi di speciare, uno dei quali fa riferimento alla geografia, ma l'altro no. Ci sono specie che convivono sullo stesso territorio, nelle stesse nicchie, no? E che però comunque si separano. Sono casi molto rari, però, i secondi della speciazione. Comunque gli uomini in particolare, no, hanno fatto questo, come ci avete spiegato voi stamattina. No, nel caso, per esempio, addirittura... è chiarissimo che l'uomo non ha fatto questo. Aspetta, l'uomo non ha avuto questi gruppi. Io dicevo, nella storia che avete raccontato stamattina, è chiarissimo che ci sono state specie che sono di uomini, specie, non razze, di uomini che sono convissuti nello stesso, sullo stesso territorio, erano specie diverse. A parte il fatto che una delle domande che avevo fatto è: com'è possibile che due specie diverse poi alla fine abbiano dei successori, no? Come noi, che hanno il DNA comune? Vuol dire ti che la specie subito, era ferma? Perché il concetto di specie dagli anni 50 si è evoluto. Oggi, però, oggi voi definiamo... non vi preoccupate però di usare la parola specie per i Neanderthal e per l'Homo sapiens come se fosse una cosa normale. È una definizione tanto facile come le razze. È una parola che utilizziamo come fuzzy concept perché abbiamo bisogno di nomi per chiamare le cose, però se uno guarda questi nomi con un po' di intelligenza li applica anche con una certa flessibilità. Non c'è dubbio che i neandertaliani sono distinguibili da noi perché i loro scheletri vengono classificati con assoluta sicurezza, gli scheletri di quel periodo di tempo vengono classificati con assoluta sicurezza o come anatomicamente arcaici i neandertaliani o come anatomicamente moderni i nostri. D'altra parte la nostra specie, come sapete, non va tanto per il sottile, i maschi della nostra specie, quando si tratta di riproduzione sessuata. Sì, ma gli uomini, scusami, se la facevano anche con gli asini, gli certo, alpini, ma non per ma questo certo, venivano fuori delle proli che fossero feconde, no? E quindi c'era posso la separazione. Posso finire? Quindi che noi abbiamo flirtato anche con le neandertaliane o i neandertaliani con le nostre antenate è assolutamente ovvio. La nostra distanza rispetto alla pecora fa sì che se uno si accoppia con una pecora non produrrà dei figli. La nostra distanza con i neandertaliani è molto inferiore e quindi in qualche caso di sicuro è successo. La discussione, anche la differenza di opinioni fra Telmo e me, riguarda il fatto che questi incroci con Neanderthal siano alla base della genealogia di tutti noi o solo di alcuni. È chiaro che in un ambito molto, di sistemi molto più complessi, quali sono quelli biologici e ancora più complessi sono quelli sociali, è chiaro che certe definizioni rigide che sono molto utili in fisica e matematica non ti servono tanto. Solo, questa è una domanda proprio per capire, cioè tu dici che ci potrebbero essere degli umani che non hanno una parte di DNA del Neanderthal, no? Io ne sono convinto. E questo non sarebbe una divisione tra specie, per esempio, verificabile dal punto di vista genetico? No, un attimo. Scusami, non 4% c'è la non differenza, facciamo... mentre tu stai parlando dell'1 per mille, no? 4% del DNA degli uomini conosciuti ha una parte di Neanderthal, 4%. Sì, quindi cosa vuol dire secondo te? Vuol dire che la differenza del 4% è maggiore dell'1 per mille che tu dicevi che noi abbiamo invece in comune con tutti, no? No, stai ancora facendo confusione. Spiegami dove, io no? Ti imploro, io qui non sono in grado di aiutarli a mettere chiarezza, purtroppo devono arrangiarsi fra loro. Ti imploro di non ingenerare ulteriore confusione. Allora, c'è un 1 per 1000, un po' di più dell'1 per 1000 del nostro genoma in cui siamo variabili. Il resto del genoma è costituito da basi identiche in tutti quanti. Ok, ma io sto dicendo 4% adesso del genoma è fatto di DNA neandertaliano, se qualcuno non ce l'ha. Adesso ci arrivo, guarda, so che hai molto desiderio di apprendere, tuttavia devi lasciare il tempo Barbero di spiegarti le cose. Allora,
nei pezzi in cui siamo tutti quanti uguali. Siamo tutti quanti uguali e quindi non si sa se quel pezzo ce l'ha dato il papà, la mamma o Neanderthal. Quel 4% è stimato nei pezzi in cui siamo variabili. Quindi lo misuri nel quel 4% di pezzi variabili e poi presupponi che questo 4% valga per tutto quanto il DNA. Quindi è il 4% dell'1 per 1000 in realtà. È misurabile in quel 4% dell'1 per 1000, però se in quell'1 per 1000 che tu puoi controllare trovi una cosa che ti sembra un 4% di DNA neandertaliano, tu dici, vabbè, probabilmente la stessa percentuale si applica all'intero genoma. Quindi non è tanto complicata questa cosa. Comunque rimane la domanda, se ci fosse un genoma in cui non c'è del DNA neandertaliano, sì, rispetto a coloro che invece ce l'hanno, questo sarebbe una differenza di razza oppure no? Ma io direi di no, perché bisogna vedere come allora, è distribuito. È cioè, una se differenza tu, genetica se tu, però. Se tu trovi che tutti gli abitanti di San Marino non hanno il DNA neandertaliano e tutti quanti gli altri abitanti del mondo ce l'hanno, io sarò felice di dire che c'è una razza di San Marino. Esempi di questo genere non esistono, sono state studiate 650.000 regioni del DNA facendo 20 per 19 diviso 2 confronti, non è stato trovato un singolo caso di questo genere. Di che cosa stiamo parlando, Pio Giorgio? Di quello che hai detto tu, io non lo sapevo nemmeno che ci potevano essere prima, essere persone che non avevano il DNA. Vedi che ti distrai, l'ho signori, detto prima. Un momento, allora adesso mi dispiace per voi ragazzi, ma ho avuto segnali chiarissimi sul fatto che dobbiamo chiudere. Siamo tutti d'accordo che ci sono un sacco di cose che vorremmo ancora capire. 5 minuti, sì, ma io me li prendo adesso. Ci sono un sacco di cose che vorremmo ancora capire e noi poi ne parleremo magari più tardi uscendo e se voi volete fermarli chiedergli potete farlo per quanto mi riguarda. Io vorrei capire di più in effetti questa faccenda della geografia, perché se 4 razze di scimpanzé corrispondono a 4 gruppi che vivono in zone diverse, se noi esseri umani li prendiamo e li mescoliamo tutti, quelle razze spariranno, devo dedurne, no? E non è che per caso questo è quello che è successo agli esseri umani. No, tu mi dici perché gli Yanomami, che nessuno li ha mai toccati, sono comunque anche loro indistinguibili geneticamente. Però Guido, in realtà non mi puoi rispondere perché non abbiamo tempo e quindi semplicemente a me piacerebbe sapere da storico come fa il professor Di Freddi a sapere che 700 anni fa gli Ashkenaziti erano solo 350. Me l'ha detto Corbellini. Ma tu credi a tutto quello che ti dicono. Insomma, detto questo, come vedete i problemi sono tanti, ma noi dobbiamo lasciar libero il teatro e quindi semplicemente ragazzi, voi non avete le palette rosse e blu, pareggio. Allora, beh, ringraziamo innanzitutto i nostri 3 protagonisti. E io voto per Barbero, per l'arbitro, ma questo è un fatto personale. E, no, non so se dopo questo incontro mi devo preoccupare per le cose che ha detto Pier Giorgio, ma anche per le cose di Guido, nel senso che io come ebreo di origine ashkenazita non so se mi devo aspettare il premio Nobel oppure magari qualche sindrome, ma insomma sono fiducioso per entrambe le cose. E... io vorrei, oltre a ringraziare loro, ringraziare tutti voi, dobbiamo fare un ringraziamento collettivo al teatro, alla fondazione, a Silvio Ferrari e Farida, soprattutto per quello che ci hanno aiutato in pochissimi minuti a organizzare sia a Ridotto che qui questo splendido incontro. È il teatro sociale di Camogli, il teatro della città, il teatro del festival, il teatro di tutti voi e devo dire che senza questo stupendo posto, no? Il festival avrebbe perso qualcosa e per fortuna invece l'abbiamo guadagnato e noi abbiamo un quarto d'ora per avviarci, nel senso che alle 18 il sindaco ha detto che le attività pubbliche eccetera, non c'è il coprifuoco quindi non siamo, però gli eventi pubblici organizzati, no? Da noi ufficialmente dal comune, no? Devono terminare e avremmo continuato a lungo ma tanto noi riprenderemo domani perché abbiamo in momenti diversi sia Alessandro che Pier Giorgio. Guido potrà intervenire, fare domande provocatorie sia all'uno che agli altri e aspettiamo tutti quanti e anche altri domani. Questo evento di oggi è stato ripreso in diretta streaming dai nostri tecnici, sono stati fantastici, i volontari lo sono stati ancora di più e voi siete stati meravigliosi, grazie. Tu precisamente hai...